Stiamo ricevendo delle strane lettere in questi giorni. Automobilisti ai quali in auto rubano di tutto: computer portatili, navigatori satellitari, telefonini, macchine fotografiche. Ma senza alcun tipo di scasso, non un vetro rotto, non un graffio sulle serrature. Spesso furti di questo genere avvengono nei grandi parcheggi. Ma com'è possibile che mi aprano l'auto in questa maniera? Certe volte questi telecomandi proprio non vogliono saperne di funzionare. Eppure le pile le avevo appena cambiate. Tecnica, per la verità, non è del tutto nuova e si è ispirata alla guerra elettronica dei militari. Per chiudere e aprire l'auto, il telecomando emette una parola d'ordine via radio su una frequenza che è stabilita dalle norme internazionali. Se il ladro disturba questa frequenza, la password non arriva e le serrature non scattano. Disturbare purtroppo è molto semplice, bastano piccole rice trasmittenti come queste modificate per trasmettere qualche watt sulla banda UHF dove lavorano la maggior parte dei radiocomandi. La tecnica del ladro è altrettanto semplice, di solito si piazza in un parcheggio affollato come quello di un supermercato oppure un'area di servizio e aspetta la sua vittima. Senza avvicinarsi troppo, aspetta il momento in cui il proprietario scende e prova a chiudere l'auto. Nel momento giusto, aziona la trasmittente. Se si è un po' distratti, può succedere di non accorgersi che l'auto non si è chiusa e il ladro ha libero accesso all'abitacolo e al bagagliaio. Visto com'è facile? Ma c'è modo di difendersi. Quando scendiamo dall'auto, bisogna controllare che sia chiusa davvero. Ehi! Thank you.